Adesso entriamo nel vivo della mattinata. Cominciamo le premiazioni. Premiamo per prima la scuola primaria, che ci ha commosso con una fiaba. Per cui consegniamo alle classi 4 e 4 B, accompagnate dalle maestre Manuela Clerici e Graziella Palizza, l'attestato di merito di primo premio per l'opera, una fiaba illustrata, Dialoghi di pace. Premio il guardiano di Castelmonte, Frate Antonio. Come sono le eccoli? Venite bambini. Le motivazioni della giuria. Il testo, frutto della proficua collaborazione tra le due classi terze della scuola primaria, si presenta come un libro didattico in cui la forma grafica utilizza con disinvoltura varie tecniche, consentendo a ciascun bambino, pur in un disegno corale, di manifestare il proprio mondo fantastico e immaginativo e la propria rielaborazione di reali vissuti con spontanea freschezza e con uno stile personalizzato. È apprezzabile l'espressione del valore fondamentale della pace, trasmesso attraverso un percorso di riflessione sulla spiritualità francescana, intesa come rispetto e dialogo con il diverso, in un contesto di cittadinanza ormai mondiale. Un applauso per un'opera splendida. Tutte le opere sono esposte in fondo, per cui le potete gustare dal vivo. Grazie, vi potete accomodare. Mi hanno chiesto di suonare due canzoni che fanno parte del mio primo disco e porto qua le due canzoni che rispecchiano di più la pace, l'aiutarsi. Questa qua si chiama Confini ed è un inno all'umanità.
Adesso il primo premio,
formazione. Primo premio, classe 4A, Elena De Bellis, Beatrice Spiridon, Abitare con cui. Il primo premio, un grande applauso. Complimenti da parte di Giovanni D'Amico, l'emozionazione della giuria, l'originale critico rappresenta nei due riguardi esterni il senso di solitudine, reso con magistrale acutezza di contorno, che pervade coloro che si sentono esclusi dalla società, e nell'immagine centrale, positiva e solare, la gioia dell'incontro, il cuore del dialogo tra generazioni e future espressi con lirica bellezza. Bene, adesso passiamo alla premiazione sempre della scuola secondaria di secondo grado per la sezione grafico-pittorica. Premia l'artista Ilaria Ubematini. Liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natusone, annesso a convito nazionale Paolo Biano, attestati di partecipazione. Classe 4A, Tania Querizza, Federica Zanier. L'opera L'Unione fa la pace. Per la classe 4A, Gaia Sargentini, Una vita nuova. Vi chiedo di osservare quest'opera dal vivo perché è veramente un lavoro notevole, notevole. Adesso arriviamo alla premiazione del primo premio per la sezione grafico-pittorica. Classe 4A, Margherita Querini e Menel Buongiorno, scusate. Per l'opera So creare pace, motivazione della giuria. Il logo graficamente riuscito rappresenta in un gioco armonico e dinamico di forme i simboli dell'amore, dell'unione, della speranza e della rinascita, con una scelta cromatica di suggestiva bellezza. Il testo che accompagna l'immagine evidenzia, in un crescendo di passaggi che scavano nell'interiorità, la progressiva consapevolezza del dono di sé come pace. Chiamo la ministra regionale Alizia Pinici dell'Ordine Francescano Secolare per premiare la sezione poesia della scuola secondaria di San Pietro a Valdisone.
attestato di merito primo premio sezione poesia, classe quinta A, Federica Caravaggi, per la poesia Ognuno di noi. Percorre il componimento e con ritmica incisiva riesce a cogliere le diverse sfaccettature dell'animo umano, pervaso da un lato dall'amarezza per la perdita dei propri cari, vittime indifese della guerra, dall'altro dalla consapevolezza della possibile indifferenza di fronte al male e quindi della necessità di una vibrante denuncia che sollecita con forza un civile impegno. Grazie. Sezione video per la scuola secondaria di secondo grado. Premiano Suor Francesca, eccola, Suor Francesca delle scuole missionarie del Santo Cuore. E poi, in sostituzione chiamiamo Giuseppe Stefania. Se possiamo dire forse Giorgio ha arrivato un po' Giorgio è una giovane dell'ultima classe. Ma noi ti vogliamo tantissimo. Bene, attestato di partecipazione alla classe quinta A, Chiara Congiu, Ilenia Muserli, Melissa Petarini, Agnese Sinico, per il per motivi tecnici non riusciamo a proiettare questo video. Cambio di microfono. Primo premio, attestato di merito per il primo premio della sezione video. Classe quinta A, Cristiano Monini. Gioca la partita della vita, impara ad essere mediano di pace. Così. Non ho bevuto, sa? E anche un goccio. No. Non ho bevuto. Così. Ah. Non ho bevuto neanche un goccino. Dai, guardo a casa. Lavorando si rivela interessante
fatto capace di rappresentare sia una problematica sia una possibile soluzione. Il messaggio è stato veicolato in maniera chiara e creativa, soprattutto nel montaggio. Sono apprezzabili gli effetti di glitch, di transizione e il tentativo di renderlo il più simile possibile ad un format fiction. Abbiamo un futuro regista e sceneggiatore. Grazie. La premiazione è terminata. Ci vuole un momento di spettacolo, Nicole. Nicole ci canterà, ci delizierà come prima con Visi. E ti curo nei cieli.
Ed ora la consegna del palio. Il palio verrà consegnato al convitto quest'anno e rimarrà esposto, speriamo ben in vista, fino al prossimo anno. Il palio verrà poi riportato qui e consegnato alla scuola che vincerà il prossimo anno. Il palio è un'opera dell'artista Giorgio Benedetti, che vediamo in sala, per questo siamo un po' agitati. Dovrebbe essere presente, ma probabilmente ha avuto qualche intoppo. Ah, eccolo! Così abbiamo l'occasione per ringraziarla pubblicamente di quest'opera, che è veramente bella. Daniele, ce la porti? Ci dirà due parole per farcela. Così a scuola, quando la guarderete, quest'opera ho voluto rappresentare attraverso dei simboli che vanno dalla parte centrale, che è l'abbraccio all'umanità di San Francesco, dove sorgono dalla terra due mani che portano due cuori, cioè è una rappresentazione dell'amore, del dono, e in questa parte aurea, che è la parte divina, ci sono due colombe che portano un ramoscello di pace. Attraverso questa cornice c'è la parte centrale, c'è il santo che ci ha insegnato molto. Grazie, è bellissimo. Per ritirare il premio chiamiamo i bambini della scuola primaria con le maestre. Chi lo porta? Il più vicino, la più vicina. Tutti piccoli. E abbiate le cura, ok? Perché il prossimo anno devo tornare in banca. Grazie, grazie. Al prossimo anno. Bene ragazzi, cosa dite? Rimaniamo qua? Maestre, venitevi a prendere. Piano, piano, deve durare molti anni, piano. Bene, giusto, adesso dare un ricordo anche alla giuria, impegnata a valutare tutte queste opere. Al pittore Ilario De Martini, che era qui prima, a Fra Giovanni Battista Ronconi, che è fotografo, e a Giorgia, non c'è, realmente riceve. Abbiamo una ceramica e un attestato, una ceramica molto bella che riproduce l'abbraccio tra Francesco e Luca. Una ceramica prodotta da un artigiano locale, è tutta roba da artigianato. Grazie. Facciamo un applauso alla prof.
tre canzoni, progetto di educazione alla pace sviluppato nella loro scuola. A loro la parola. Grazie per averci invitato a questa bellissima manifestazione. Vi presento brevemente chi siamo. L'Istituto Comprensivo di Cividale da sempre a cura della formazione di alunni e studenti, con obiettivo di renderli futuri cittadini attivi. Numerosi sono i percorsi che interessano trasversalmente le discipline e vengono attivati nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado. Aderiamo al progetto Scuola Amica dell'UNICEF MIUR, atto a favorire la diffusione dell'educare i diritti, alla conoscenza della Carta dei diritti dei bambini, attraverso anche un protocollo di autovalutazione di istituto, e ci si preoccupa di monitorare le azioni del benessere. Per favorire buone pratiche di accoglienza, integrazione e inclusione, numerosi sono gli interventi, sia con personale interno all'istituto, sia soprattutto con collaborazioni esterne. In un'ottica di attenzione alla formazione di singoli alunni e studenti, in risposta ai bisogni e alle emergenze educative della società attuale, il progetto Giovani Costruttori di Pace coinvolge numerose classi delle scuole primarie. La durata del progetto è annuale, interessa gli insegnanti delle singole classi che costruiscono il percorso, contribuiscono allo sviluppo dei contenuti. Anche le famiglie si sono rese disponibili ed hanno collaborato. Le finalità riguardano l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva, atte a prevenire atteggiamenti xenofobi, razzisti, la formazione di pregiudizi, l'educare alla conoscenza, alla convivenza, alla tolleranza, alla gestione delle emozioni e dei conflitti. Il nostro istituto dal 2014 ha aderito al progetto Dalla Grande Guerra alla Grande Pace, promosso dall'Ordinamento per la Pace e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ha impegnato alcuni insegnanti in percorsi di ricerca e azione che si sono concretizzati con la pubblicazione del documento Linee guida per l'educazione alla pace e alla cittadinanza e corsi di formazione annuali. Abbiamo partecipato con diverse classi delle scuole primarie a vari meeting di pace nel corso degli anni, due volte a Udine, una a Savonia di Sonso, una a Roma e una ad Assisi. Un gruppo di insegnanti ha preso parte al meeting delle scuole di pace a Roma e all'udienza dal Pontefice nel 2017. Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 abbiamo accompagnato tre classi del nostro istituto alla marcia Perugia-Assisi, unendoci al corteo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, percorrendo gli ultimi 4 chilometri con gli alunni. E in totale partecipanti sono stati 54 alunni con 9 accompagnatori. Dal nostro punto di vista, come insegnanti, è stata un'esperienza entusiasmante, molto positiva, vissuta in modo diverso dai gruppi di classe partecipanti. Le famiglie per prime ci hanno sostenuto ed hanno accolto la proposta, fidandosi di noi come educatori e come insegnanti. Dalla raccolta di impressioni richieste a genitori e bambini al rientro da Assisi, ci siamo subito accorte che gli obiettivi da noi prefissati erano stati raggiunti in riferimento al sapersi rapportare in situazioni diverse in modo adeguato, al comprendere il motivo della partecipazione alla Marcia della Pace, a ricercare, saper esporre a piccoli gruppi informazioni sui luoghi oggetto di visita, al mantenere alti responsabilità,
impegno, curiosità, motivazione nel prepararsi prima, durante e dopo la manifestazione. Ci auguriamo che agli alunni possa essere rimasto un ricordo indelebile e si accorgano in futuro che è stata una prova di cittadinanza attiva, esercizio di vita insieme, complementare ad altre esperienze ed offerte formative che la scuola propone. Ognuna di noi insegnanti si è impegnata seriamente nel programmarla, prepararla coinvolgendo vari saperi e competenze. Lo studio geografico dell'Umbria, i canti, gli striscioni, la storia di Assisi, la storia di San Francesco, perseguendo trasversalmente abilità di educazione alla cittadinanza. Abbiamo potuto contare sul contributo molto sostanzioso dell'amministrazione comunale di Toreano, su altri finanziamenti minori, ma ugualmente graditi, da parte del nostro istituto, del Comune di Cividale e del Coordinamento per la Pace Nazionale, che ci hanno permesso di abbattere il costo del trasporto. L'impegno nell'organizzarla, il tempo che ogni insegnante ha dedicato nella preparazione della presenza, hanno trovato risposte molto positive. Perciò riteniamo che merita essere riproposta e quindi ci auguriamo di poterla rifare il prossimo 11 ottobre 2020. Grazie a tutti. Dalle nostre insegnanti nel corso di questi anni, ha contribuito a far crescere nei nostri figli.